Persone anziane e loro gestione futura è stato l'argomento del dibattito in streaming di Fuori dalla finestra di Giacomo Possamai, con direttori di case di riposo, assessori al sociale, medici, geriatri e sindacati dei pensionati. Sentiamo cosa è emerso. La questione anziani, balzati agli onori delle cronache perché più fragili e maggiormente colpiti dal coronavirus, oggi più che mai il loro futuro e gestione diventa importante tema di discussione. Il tema, la grande sfida dell'invecchiamento della popolazione, quindi il tema da un lato demografico e dall'altro dei servizi dell'assistenza. Parliamo dell'aspetto della formazione sanitaria all'interno delle case di riposo. C'è tantissima cultura da fare, bisogna che ci sia una maggiore alleanza tra l'ospedale e il territorio, con la casa di riposo come uno snodo culturale, sociale, importantissimo, perché in case di riposo si deve fare cultura geriatrica per il territorio. In 10 anni noi ci siamo trovati da una popolazione che potrebbe entrare in casa di riposo di circa 9.000 persone, in 10 anni, a 13.000. Abbiamo una pressione solamente negli ultimi 5 anni del 21%. La media delle pensioni in Veneto è circa sotto i 1.000 euro netti. La media delle pensioni femminili è di circa la metà. Quindi, se noi vogliamo veramente contrastare la povertà, dobbiamo innanzitutto agire sul lavoro delle donne. Su tutto questo, quanto pesa effettivamente la pandemia? Io credo che ci attesteremo intorno ai 500 ospiti, 550, per direi un numero abbastanza approssimativo. Parliamo di numeri che rispetto al tasso di mortalità degli altri anni, probabilmente di qualcosa come il 4% in più, cioè numeri risibili.